Buongiorno a tutti, ben ritrovati in un clima molto intimo ma partecipativo. Apriamo i primi battenti della terza giornata di Mare Nord-Est, edizione numero 13. L'argomento è tra più gli argomenti sono tra più intriganti, perché clima, meteorologia, tante volte c'è un po' di confusione, va puntualizzato qual è lo spartiacque, ma di certo se ne parla molto anche alla luce dei possibili o presunti cambiamenti climatici. Lo faremo in compagnia di Arturo Piccillo, esperto di dirigente ambientale e soprattutto portavoce dell'ARPA, l'agenzia regionale che si occupa di queste tematiche. Oggi abbiamo fatto un piccolo cambiamento giocando sull'attualità. Arturo, quindi tanto ci ha detto che sarà un'estate calda ma meno afosa dello scorso anno, quindi potremo dormire ancora per qualche giorno, no? Nell'arco di giugno. Ma per quanto riguarda le condizioni di oggi, alla luce anche dei nostri avvenimenti, cosa ci riserva? Adesso facciamo un piccolo, introduzione, una piccola apertura con un'occhiata ai nostri siti meteorologici, siti web e agenziali, per capire cosa sta succedendo in questo momento di interesse in qualche modo sul tratto di mare che connette, diciamo, le nostre, appunto, l'Alto Adriatico, il Nord-Est. Ecco, questa è una prima immagine, dopodiché ne approfitterò per spiegarvi da dove arrivano queste informazioni, come potete anche andare a rilevarle. Questa è un'immagine che rappresenta evidentemente la zona di Trieste e il mare prospiciente, con l'indicazione del vento massimo registrato nell'ultima ora presso le stazioni di riferimento. Diciamo, non sono tutte le stazioni disponibili meteorologiche, ma quelle i cui dati sono sottoposti a una validazione da parte nostra, quindi sono, diciamo, corretti per quanto possibile in tempo reale. E notiamo come il vento sia disposto da sud-est, abbiamo un po' di sirocchin, come si dice, così un po' un sirocchetto. 7 metri al secondo significa quindi circa 30 km all'ora, raffica massima, la media quindi sarà intorno ai 18-20 km all'ora, non è un vento trascurabile in qualche modo, non è neanche un vento particolarmente rilevante. La direzione ci mostra probabilmente una fase di rotazione dopo il vento della brezza di terra, insomma, che riguarda le ore della notte e la prima mattina, probabilmente una rotazione, lo vedremo anche dopo, a sud, e dopo nel corso della mattinata, tarda mattinata, al classico ovest-nord-ovest in qualche modo. Ok, passiamo alla seconda schermata. Ecco, perfetto, qui abbiamo un'indicazione, abbiamo selezionato una stazione a mare, quindi una boa della rete, non è italiana questa, naturalmente questa dovrebbe essere croata. Abbiamo un grafico delle ultime ore, sostanzialmente in rosso la velocità del vento osservata, non è la raffica, questa è la media, qua sono i metri al secondo, abbiamo quindi valori intorno ai 10-20 km all'ora, quindi è compatibile con l'indicazione che abbiamo visto prima, quindi siamo intorno ai 30 di raffica. La direzione qual è? Vediamo, qua sono i gradi, siamo partiti da nord-nord-est durante tutta quanta la notte e stiamo virando gradualmente, vedete, nel corso del tempo verso un sud, e dopo probabilmente arriveremo al nord-ovest. In questa fase quindi sta girando la brezza di terra, la brezza di mare, con un'intensità che per il regime delle brezze normale è sostenuta. Vedremo anche dopo come poter andare a indagare sul nostro sito qual è un regime normale di brezze, ecco, quindi come andare a confrontare le osservazioni che facciamo, che effettuiamo, con la climatologia. Terza schermata. Questo è un dato interessante, questo forse è un unicum, quantomeno nella rete, diciamo, di osservazione mareografica che abbiamo anche in Italia. Ci sono 4 radar, vedete, diciamo sloveni e italiani, sono radar marini che osservano la superficie del mare, il pelo dell'acqua in qualche modo, e, diciamo, triangolando l'informazione tra l'informazione che hanno tutti e tre, si riesce a spazializzare nel Golfo di Trieste sostanzialmente informazioni interessanti, altezza e direzione delle onde, il periodo dell'onda in qualche modo, quindi quanto passa tra una cresta e l'altra dell'onda in qualche modo, e le correnti superficiali. Questa è un'informazione interessante, direi, soprattutto per chi adesso sta nuotando in questo mare. Evidentemente il vento non ha una particolare significatività per quanto riguarda le onde. Cosa notiamo? Notiamo che sotto costa, essendo un vento di terra ancora al momento sud-est, le onde sono poco evidenti, l'eventuale effetto fetch in qualche modo avviene molto più in là, e comunque con altezze che sono di pochi, alcune decine di centimetri, non tanto. Ecco, quindi nella zona di interesse direi che non ci sono problemi di onde in superficie, per forse chi sta nuotando adesso può dirci in maniera più efficace se è vera questa affermazione.
Questo è il periodo delle onde, è un po' più lungo, onde un po' più lunghe qua fuori, probabilmente risentono un po' di mare lungo anche legato al bacino dell'Adriatico, è un po' più esposto, mare invece un po' più corto, tra virgolette, qui proprio nella zona di interesse. Prima di accecarmi con i LED, mi allontano un attimo. Questi paragrafi di correnti superficiali sono dell'ordine dei, direi ad occhio, 0,15-30 centimetri al secondo, quindi non è tanto. È con un mare che è una corrente che tende a provenire da sud, il vento è sud-est, ma la corrente tende ad essere ancora dominata dal regime adriatico, il circolatorio adriatico dell'Alto Adriatico, quindi viene da sud. Ecco, questo è un quadro che è possibile fare, sono tutte informazioni, queste non sono riservate, sono pubbliche sul nostro sito, adesso andremo a vedere dove, quindi potete, diciamo, chiunque può andare a farsi un po' un'analisi interessante anche di questo tipo. Ecco. Se non ci sono domande o... Ce l'ho io, Arturo, ecco, dottor Puccillo. Quando parliamo di ARPA, quindi l'agenzia preposta, non parliamo soltanto di divulgazione o di informazione, ma anche di protezione, no? Giusto appunto, se passiamo adesso al PowerPoint, ho la prima slide dedicata a questo, anche un po' per introdurre e spiegare come mai si arriva a questa tipologia di informazione, no? Ecco, questo tocca a me, giustamente. Ecco, si parlava prima meteo-clima, ecco, ho pensato di intitolare la presentazione dal meteo al clima, non sono due cose diverse, ma entrambe hanno una rilevanza, diciamo, per la vita di tutti i giorni, non solo della persona comune che vuole avere informazioni per andare al mare, per esempio, visto che la giornata è calda, ma anche per chi deve programmare attività all'aperto. L'ARPA è questo, vedete in alto a sinistra un logo 25, celebriamo, come avete sentito sicuramente, i 25 anni dall'introduzione dell'agenzia, è un ente istituzionale, vedete, preposto all'esercizio di funzioni e attività per vigilanza e controllo ambientale, dove ambientale chiaramente riguarda un po' tutto l'aspetto dell'ambiente. Ricerca, supporto tecnico-scientifico e erogazione di prestazioni analitiche di vario rilievo. Dentro l'ARPA c'è l'osservatorio meteo che io rappresento, che provvede a attività di osservazione, comprensione e previsione della meteorologia e climatologia, aggiungiamo, per il Friuli Venezia Giulia, anche a favore del centro funzionale centrato di protezione civile. Questo è un po' il link, il legame con la sicurezza. Conoscenza e informazione dà adito a un'equazione, una delle diverse equazioni della sicurezza. Quindi il nostro compito di monitoraggio e vigilanza sull'ambiente riguarda anche l'atmosfera, in particolare meteorologia, è l'interfaccia con chi si deve occupare istituzionalmente di sicurezza, che è la protezione civile, e non solo evidentemente capitaneria, che svolge funzioni di protezione civile in mare e sulla costa, eccetera, sui vigili del fuoco, eccetera. Andando sullo specifico, avete visto alcune schermate, immagini, che fanno parte di una serie di servizi diciamo standard che offriamo sul sito web da tanto tempo, anche alcune novità presentate recentemente. A sinistra vediamo quella che è stata chiamata Vicino a te, ed è una, secondo me, una cosa piuttosto interessante. C'è una parte, adesso vedrete poi anche il dettaglio, che georeferenzia il dispositivo che è in mano vostra in qualche modo e vi dà tutte le informazioni di osservazione e previsione nella zona circostante in qualche modo. Quindi non dovete andare a fare la fatica di andare a cercare dove sono e cosa mi aspetto, ma intorno a me qual è l'informazione necessaria. Tendenza è un piccolo, diciamo, prodotto legato alla modellistica numerica, quindi non è mediato dal previsore, che però mi dà la previsione di temperature in relazione, come vedete con le bande colorate, alla climatologia, cioè potremo capire se le previsioni di temperatura nei prossimi giorni danno una temperatura più alta o più bassa rispetto alla media, farà caldo, la possiamo quantificare quanto farà caldo in qualche modo, ecco, in maniera immediata in qualche modo. E poi monitor mare, ne abbiamo avuto un piccolo assaggio prima dell'analisi in tempo reale, con l'insieme, il grande sforzo che è fatto da molte istituzioni nel nostro bacino nord-est, sia nelle acque marine che nell'acqua di transizione che in acque lagunari, per il monitoraggio appunto ambientale. E forse la prima occasione in cui una schermata viene radunata, raccolta tutta questa informazione. Quindi come ARPA ci proponiamo anche di fare un po' da collettore, omogenizzatore delle informazioni. Per chi vuole il primo servizio Vicino a te, questo è il QR code, inquadrandolo si arriva direttamente al sito, ma vedrete che a quel sito là si accede anche dalla nostra home page. Eccolo qua, nella nostra home page è il banner rosso, si chiama Vicino a te, l'home page è meteo.fvg.it, che è il sito tematico di meteorologia e climatologia all'interno di ARPA. Questa è la schermata con il tipico, diciamo, aspetto che si ha sulla
sullo smartphone in qualche modo, verrà tipicamente chiesto di acconsentire alla geolocalizzazione, altrimenti non può evidentemente funzionare. Proprio questa è la funzione di interesse. Viene indicato il comune che fa parte, vedete, zona allerta, questo è il Gabinetto di Protezione Civile, fa parte di una delle zone in cui vengono emesse allerte di protezione civile del caso, che possono essere allerte di tipo idrogeologico, idraulico, quindi se uno è georeferenziato in quella zona ha un'allerta, compare l'indicazione di allerta. Tra due settimane presenteremo un altro servizio, però che non posso anticipare adesso cosa sarà, ma che sarà interessante per quanto riguarda poi anche i fenomeni temporali che avvengono nella zona. E qui invece abbiamo una mappa che è navigabile, in cui abbiamo la georeferenziazione, poi è possibile selezionare un'altra località sia da menu a tendina sia cliccando sulla mappa per cambiare eventualmente la propria posizione. Ecco fatto, quello è il sito in qualche modo. Seconda parte, cerco di andare insomma un po' svelto, si chiama tendenze, quella che abbiamo visto, vedete in alto a destra, sempre sul nostro sito, cliccando su quel pulsante. E compare una schermata con diversi punti associati a stazioni meteorologiche in regione. Perché stazioni meteorologiche? Perché se dobbiamo confrontare una previsione con una climatologia, bisogna che ci sia la stazione che ha consentito con una serie piuttosto lunga di costruire questa climatologia, quindi le temperature minime assolute, la distribuzione nel corso dei decenni e le massime, insomma, è l'anno in cui si sono verificate. E adesso vi mostro come è fatta. Ecco, si trova una schermata di questo tipo, col il nome, in questo caso siamo a Trieste, quindi ho preso Molo Fratelli Bandiera, la schermata di ieri direi, questa è l'osservazione, quindi la temperatura media, quindi la media della giornata, non è la minima o la massima evidentemente, qua questa in verde è la temperatura media statistica in qualche modo, per cui vediamo un'oscillazione i giorni scorsi sopra, sotto, sopra e poi di nuovo molto sotto la media i giorni scorsi, qua c'è la previsione tratteggiata e in giallo l'incertezza che accompagna questa previsione, quindi significa che è possibile che la realtà poi si potrebbe collocare a probabilità più bassa evidentemente in qualsiasi punto di questa banda, però mediamente possiamo vedere come la temperatura tenderà a salire i prossimi giorni decisamente, portandosi anche ben sopra la media del periodo. Sotto è la probabilità di precipitazione, questo non è un dato di millimetri di pioggia che cadranno, ma ogni 6 ore andiamo a calcolare la probabilità di avere 8 mm di pioggia nelle 24 ore precedenti, quindi possiamo capire anche quando un fronte si avvicina, questo era i giorni scorsi, possiamo notare come aumenta un po' la probabilità, anche se con un po' di incertezza, verso il prossimo fine settimana, ma questi prossimi giorni saranno, direi, lasciati in pace dalle piogge, dalle precipitazioni. Mare, eccolo qua, l'ultimo che abbiamo visto, andando nella pagina mare, si va nella pagina monitor mare. Questa è la schermata, ve la ricordate se l'abbiamo vista prima, cliccando un dato, anche questo l'abbiamo visto, un qualsiasi di quei punti, vengono proposte le serie temporali, quindi le osservazioni viste negli ultimi 24-48 ore in qualche modo, di diverse grandezze, perché ogni stazione ha diversi parametri che vengono monitorati, non tutte monitorano tutte, ma qualcuna per esempio ha anche dati appunto di sonde sotto l'acqua in qualche modo, per monitorare diversi parametri, naturalmente anche chimici del mare, altre invece sono sonde puramente meteorologiche, in alcuni casi abbiamo dei siti che combinano entrambe queste cose. C'è da pochi giorni anche una novità, sempre su quei punti, nella pagina modelli del nostro sito, anche si può andare a vedere quello che è il modello meteorologico girato diciamo in ARPA Friuli Venezia Giulia, consente di vedere la previsione nei prossimi 48-72 ore, per esempio della salinità o della temperatura del mare e di altre proprietà, in modo da combinare anche in quel caso osservazione e previsione. E poi molto rapidamente le pagine classiche, questa è la pagina mare, una schermata, la prima parte, abbiamo diverse informazioni, sia della previsione classica standard che emettiamo ogni giorno intorno all'1 del pomeriggio, a sinistra radar satellite, a destra informazioni di previsione sul livello del mare per capire se ci sarà acqua alta per esempio a grado, e previsione di marea, e poi qua sotto abbiamo previsione di a medio termine in qualche modo dello stato del mare per quanto riguarda appunto le correnti, il livello del mare, il vento e l'onda, e qui il radar di monitoraggio che abbiamo visto prima, molto interessante in circostanze anche come quella di questa mattina. Monitor, che è la prima pagina che abbiamo visto, questa è un'immagine di qualche tempo fa che raduna
in tempo reale le informazioni di diversi parametri su ognuno dei punti di stazione meteorologica, non solo italiane, ma vediamo anche della rete slovena e poi c'è anche la rete veneta, e con radar, in questo caso satellite, e questi quadrati colorati sono la densità di fulmini. Non possiamo mostrare i fulmini esattamente per una policy di diciamo, detentore dei dati dei fulmini, però possiamo mostrare la densità, cioè quanti fulmini più o meno in quel determinato quadrato sono caduti. Con questo si ha un'idea anche di come si muovono i fronti, farsi un'idea esattamente di quale è il tipo di tempo che troviamo dove siamo o potremmo trovare se dovessimo spostarci in tempo reale. Si possono fare anche, vi invito ad andare a provare anche delle analisi sul passato, sui giorni scorsi, oppure su periodi più lunghi, temperatura massima registrata ieri, si può vedere facilmente da questa interfaccia. L'ultima parte è legata al clima, la pagina c'è appunto una parte dedicata al cosiddetto atlante climatico. Noi negli anni abbiamo raccolto e validato tutti i dati di molte stazioni e ci abbiamo costruito le tabelle statistiche, cioè quando diciamo è la giornata più calda degli ultimi 30 anni oppure una giornata che è in media rispetto agli ultimi 50, insomma sono tutte informazioni legate all'osservazione. Potete anche voi andare a vedere su questa parte del sito diverse informazioni, in questo caso i venti massimi registrati in diversi quadranti, anzi ottanti in questo caso per stazione, o il famoso, penso che interessi il vento in particolare anche a chi lavora in mare, la distribuzione dei venti sul bersaglio, cioè la direzione di provenienza e le velocità massime raggiunte. Vediamo come Trieste evidentemente elabora sia la faccia da padrona per quanto riguarda le raffiche massime, ma si difende piuttosto bene anche il versante del Neverin, che è quello là, l'altro quadrante, no? Tutti quanti questi tra ovest e nord-ovest, i vari neverini che hanno funestato, in qualche caso userei questa parola, la navigazione e le attività in mare e anche sulla costa della nostra città. Piogge, i cosiddetti tempi di ritorno, se ha piovuto tanto quel giorno, ogni quanto piove, diciamo ogni tanto è la pioggia più intensa degli ultimi, diciamo una pioggia che ha tempi di ritorno di 50 anni, vuol dire che se ne può registrare uno ogni 50 anni. Questa informazione avviene anche da un'attenta analisi diciamo statistica delle piogge registrate che collocano i diversi eventi precipitativi che registriamo in determinate diciamo tempi di ritorno, ecco. Alla fine l'ultima, rischi meteo, abbiamo parlato di protezione civile, anche qui abbiamo tutta una parte legata al rapporto, noi siamo settore meteo del centro funzionale di protezione civile e noi emettiamo bollettini di vigilanza meteorologica che vi invito a vedere sia sul sito nella home page sia all'interno, perché contiene la valutazione di diversi fenomeni, di diversi rischi in termini di intensità o probabilità per il giorno stesso e il giorno successivo. Sulla base di questo e di altri prodotti che produciamo per la protezione civile vengono emesse poi le eventuali allerte. In questo caso un esempio, vedete, un'allerta gialla, idrogeologica, idraulica, poi vede la protezione civile come articolarla. Ecco. Quindi questo è importante. Penso di aver detto tutto, sì, scusate la corsetta. Vorrei fare la chiusa utilizzando il vostro lessico che mi piace molto. Quando saremo interessati dal regime piovasco? Lo sento sempre per televisione, mi piace. Allora, quindi per chiudere. Allora, diciamo piovasco è uno di quei termini che noi non usiamo sostanzialmente, almeno non all'osservatorio meteo, era un termine usato abbastanza caro alla meteorologia aeronautica, no, negli anni, eccetera. Direi che si potrebbe tradurre come una precipitazione non irrilevante, quindi non una piovigine, cioè pioggia di una certa entità anche se non particolare, di breve durata e con una distribuzione molto locale, insomma isolata, non è un piovasco che si intende qua e là può venire qualche pioggia, insomma qualche rovescio, ecco. Noi di solito non usiamo quella. Piaceva il termine. Sì. Arturo Piccillo, ARPA regionale, dirigente ambientale, grazie, veramente grazie, è stato qui, grazie veramente, grazie. C'è una domanda. Vengo là. Volevo solo sapere, ragionevolmente a questo punto, perché so che non è una scienza esatta la meteorologia, ma è altrettanto ragionevole pensare che il grado di previsione sia attendibile nell'arco di quanto tempo? Cioè 12, 24, 36, 48, 72 e soprattutto tra mare e diciamo così, vento, la stessa cosa, cioè quanto possiamo aspettarci in termini di precisione e in termini temporali? Allora direi la risposta è articolata, nel senso che non c'è un orizzonte di previsione accettabile sempre, ci sono situazioni meteorologiche che consentono, facciamo l'esempio, un anticiclone tipo quello che avremo nei prossimi giorni mi consentirebbe avere anche 120 ore di attendibilità a previsione, ti dico una settimana di anticiclone non verrà scalfito, quasi sicuramente no, e quindi
quando invece situazioni dinamiche come i giorni scorsi posso avere difficoltà anche a 24 ore di attendibilità, per cui non so, o meglio, come attendibilità di cosa, perché io è difficile che io mi sbagli dicendo tra giornata di sole e giornata in cui piove, là non sbagli, no? Una giornata, puoi sbagliare l'ora, no? La mattina è stato più bello, c'è stato più sole, oppure mi aspettavo il fronte che è arrivato dopo, quindi quella giornata poi non ha piovuto, ma è tutto legato a una finestra temporale. Quindi dipende dalla dinamica in corso. Tipicamente quando l'attendibilità più bassa sia purtroppo d'estate, non per l'anticiclone, ma per i temporali, perché i temporali sono una brutta gatta da pelare, e penso chi sta in mare lo sappia, che insomma, poi qui insomma il Neverin citato prima, sono oggetti il cui innesco è difficile da prevedere e il cui sviluppo, per esempio organizzazioni in temporali più forti con raffiche quindi più di 90 all'ora o molti fulmini o grandine, e anche quella ci sono delle indicazioni atmosferiche che possiamo cercare di cogliere, ma non posso dirti domani una grandinata o vento a 120, una raffica del temporale a 120 all'ora su Trieste, questo non posso dirlo. Posso dire che si creano delle condizioni atmosferiche favorevoli a questa tipologia di temporale anziché quell'altra. Però questo contribuisce poi ad abbassare un po' l'attendibilità, perché io non posso comunicare uno stato, uno scenario, diciamo, con sicurezza. Sono molto incerto a dirlo, quindi noi abbiamo un'indicazione dal 60 al 90% di solito di attendibilità, il 90% sia tipicamente in fase anticiclonica, il 60% appunto per i temporali estivi o per passaggio di fronti molto veloci, no? Che arrivano rapidamente da ovest, e quindi difficile anche individuare la fascia oraria esatta in cui arrivano e appunto ci interessano. Per quanto riguarda il vento e il mare, lì diciamo è un po' più semplice, nel senso che i venti sinottici, quindi scirocco, libeccio associati ai fronti, seguono un po' l'andamento dei fronti, quindi posso sbagliare di qualche ora, però tipicamente le intensità sono abbastanza ben colte. Il problema resta sempre, e quindi di conseguenza anche il mare, che è una risposta più lenta e più obbediente, diciamo, al nostro desiderio di un po' di attendibilità. Invece anche lì con le raffiche dei temporali la stessa incertezza che c'è sul temporale si ripercuote poi anche sulle condizioni locali del mare e anche del vento. Grazie ancora, dottor Puccillo, grazie veramente. Grazie, gli incontri proseguono. Un applauso ancora veramente, ARPA regionale. Grazie, grazie, grazie veramente.